C'è stato l'interrogatorio per la convalida dell'arresto. Il giudice gli ha contestato i reati, che è l'omicidio stradale pluriaggravato e anche il fatto che in sede di perquisizione presso la propria abitazione sono stati trovati un'ottantina di grammi di hashish. Lui, che è in condizioni fisiche malandate, ma psicologiche ancora peggio, ha detto che non si sente lucido, si sente, insomma, piange. Ha fatto anche riferimento al dolore per i bambini della coppia, che gli ricordano i suoi bambini, per il dispiacere che comunque ha provocato la morte di due persone. Quindi, in merito all'omicidio stradale contestato, lui sostanzialmente non c'è entrato. No, dicendo mi ricordo poco, e quindi quando si ricorderà, se si ricorderà meglio, farà dichiarazioni più approfondite. Sulla convalida ovviamente il giudice ha convalidato l'arresto, si è riservato di decidere sulla misura cautelare richiesta dalla Procura, che è una richiesta di custodia cautelare in carcere. Io sulla convalida d'arresto nulla ho opposto, ho invece fatto presente che a parer mio anche ad adottare una misura cautelare gli arresti domiciliari bastano per scongiurare il pericolo, perché la cautela serve per impedire che una persona commetta di nuovo il reato. Ora, un reato che si commette guidando la macchina, se stai in carcere o se stai a casa, la macchina non la guidi di sicuro. Le analisi parlano di un grado alcolemico piuttosto elevato, Quanto? 1,80. 1,80. E invece per quanto riguarda la droga, dalle analisi non è emerso? No, lui gli viene contestato anche di aver assunto sostanza stupefacente. Lui Sì. questo la dice, io normalmente fumo, lui è un marocchino che la All'esito di... spacciava e la fumava.